In due parole circa l'uso della rete in campo culturale e artistico del nostro sindaco. Io... Allora, il sindaco alemanno, una delle capitali più importanti del mondo, uso massiccio della rete, cioè il massimo della tecnologia, avvalendosi di uno staff all'avanguardia del campo della rete. Sindaco, stiamo ammirando con piacere tutto ciò che l'amministrazione di una delle città più importanti del mondo sta facendo utilizzando massicciamente la rete. Cosa pensa di questi nuovi strumenti di comunicazione che in maniera paradossale ritornano al vecchio IAZZO, ovvero lo strumento tecnologico utilizzato come una grande piazza per favorire il rapporto diretto fra l'amministratore e il cittadino? Beh, io penso che sia una grande opportunità ed è sciocco chi non la utilizza, come sempre con l'amministrazione, perché ovviamente qui siamo una possibilità di creare un rapporto veramente interattivo, per cui non soltanto dare dei messaggi, dei segnali, ma anche capire qual è il ritorno, qual è il feedback di questi vari messaggi che vengono dati. Quindi secondo me è una cosa indispensabile, non solo come propaganda, ma proprio come sensore per capire cosa sta succedendo in città, quali sono le sensibilità, quali sono le domande inespresse. Molta parte della domanda sociale oggi sta su internet, noi dobbiamo esserne consapevoli, non sta nei partiti, non sta nelle forme classiche, non si trova magari nei giornali. Una parte importante di questa domanda sociale sta lì e non riuscire a coglierla sarebbe un errore gravissimo per qualsiasi amministratore. Per gli amici che ci seguono, i nuovi strumenti di comunicazione, internet, il paradosso, si ricrea l'antico IAZZO, quello dei paesi dove c'era il rapporto diretto tra il cittadino e l'amministratore. Oggi siamo in presenza di megalopoli che rendono difficile la comunicazione. Grazie ai nuovi strumenti di comunicazione e l'uso intelligente che l'amministratore fa di questi nuovi strumenti, facilitano sia il coinvolgimento delle risorse professionali nuove e sia il coinvolgimento dei cittadini, così come abbiamo osservato questa sera qui, dove c'è un rapporto diretto tra cittadino, amministratore di una delle città più importanti del mondo e il mondo della rete che è rappresentato dietro quella videocamera. La ringrazio Sindaco Alemanno, Centro Culturale di Londra. Grazie.